dire qualcosa di più rispetto alla situazione del Made in Italy nell'agroalimentare? Come dire, è l'anno del Made in Italy agroalimentare, sicuramente l'effetto Expo è stato determinante in un settore che però già da 10 anni mostra dei segnali di crescita. Quest'anno sono stati raggiunti per l'agroalimentare 36, quasi 37 miliardi di esportazioni, doppiando il valore delle esportazioni in automobili. Questo per avere un raffronto sulla dimensione dei numeri di cui stiamo parlando. Quindi sicuramente il brand Made in Italy determina un effetto trascinatore complessivo su tutta l'economia dell'agroalimentare. Ed è un brand che, voglio dire, sta condizionando anche il nostro modo di fare agricoltura, di fare agroalimentare, e si fonda su un nuovo concetto che sta tra il produttore da una parte e il consumatore dall'altra. Il produttore responsabile che si sottopone a certificazione e che vuole dare informazioni in una narrazione del proprio prodotto che si valorizza anche perché legato al territorio in cui lui esercita, al modo di fare agricoltura, e dall'altra parte un consumatore che richiede sempre più informazione, che vuole essere sicuro di quello che mangia, che vuole essere sicuro che l'azienda da cui acquista i propri prodotti ha un modo di produrre che è rispettoso dell'ambiente, che è etico nei confronti del lavoro. Quindi questo brand di fatto sta modificando il modo di produrre del nostro paese, e per noi ha grandi potenzialità. E ha introdotto anche tra gli argomenti il concetto legato poi alle contraffazioni, che è molto sentito. Voi pensate che per ogni euro di agroalimentare autentico nel mondo ne circolano 2 in contraffatto. Quindi la nostra battaglia vera adesso è quello di combattere tutti i contraffattori. Siamo all'interno di un'iniziativa che si chiama Generazione Agricola Sicura, e credo che rispetto a questo già il digitale ci sta aiutando tantissimo. Pensate che solo l'accordo che è stato fatto tra il Ministero delle Politiche Agricole e piattaforme come eBay e Alibaba ha bloccato un flusso di prodotti taroccati made in Italy di dimensioni veramente importanti. Venendo uno, sulle piattaforme internet viaggiano in un mese una quantità di parmigiano reggiano taroccato pari al valore della produzione annua di quello autentico. Stiamo parlando di numeri veramente importanti. Il nostro impegno su questo fronte, anche a livello parlamentare, è un impegno vero e forte. Stiamo lavorando su 2 disegni di legge, uno appunto sul reato di contraffazione, l'altro che è strettamente connesso, che è quello sul caporalato, perché laddove ci sta falso generalmente ci sta sfruttamento. Perché crediamo che il nostro impegno prima di tutto etico e sociale, di diritti, è il primario, ma dietro questo si nasconde anche tanta economia sana. Rispetto, vediamo se la mettiamo tanto per prima, rispetto a questa iniziativa, quali possono essere i punti di forza di iniziative come queste? Quindi che cosa ci si può aspettare? Guardi, io tanto penso che il Partito Democratico abbia fatto un'iniziativa veramente unica, nel senso che ha organizzato una sorta di vetrina di approfondimento, di dibattito, non di tipo contrattualistico come in genere finiscono per essere queste iniziative, in cui sta mettendo in luce il lavoro importante che questo partito ha fatto anche proprio in termini di formazione e coscienza di un pezzo importante della sua classe dirigente. Cioè, la giornata di oggi non nasce per caso. Noi che ci siamo occupati di agricoltura, e siamo in tanti negli ultimi anni, abbiamo sempre avuto un ruolo abbastanza marginale anche dal punto di vista politico rispetto ai grandi temi che la politica ha dovuto affrontare in questi anni. Oggi ci ritroviamo, come dire, ad avere un palcoscenico importante,
perché l'agricoltura è tornata ad avere una considerazione e siamo tornati ad essere, anche con questo Premier, paesi che ritengono questo come settore strategico per la crescita e il rilancio dell'occupazione e del PIL in questo paese. Cioè, Renzi ha dato una grande mano rispetto a questo, proprio a dare visibilità al settore in termini, come dire, economici e politico, perché ha aperto per noi un palcoscenico che così non era mai stato aperto. E i 10 panel di oggi danno veramente, mettono a fuoco quanto lavoro c'è dietro, quanto dibattito abbiamo ancora da fare, quante esperienze ci sono in giro nel nostro paese che forse all'interno del dibattito del nostro partito possono trovare anche una produttività e una progettualità che non esiste in nessun altro luogo.